Ben ritrovati amici di Milan TV, nuovo appuntamento, nuova sfida, nuova 7 Second Challenge, i due protagonisti. Quest'oggi con noi sono Samu Castiglieco e Teo Hernandez. Ciao ragazzi! Allora, Teo, mi devi dire 5 nomi di stadi nel mondo. San Siro, Wembley, Santiago Bernabeu, Wanda Metropolitano, il Camp Nou. Ok, perfetto. È partito bene, attenzione, attenzione. Casti, devi dirci 5 parole in spagnolo che cominciano ognuna con le prime 5 lettere dell'alfabeto. Amar, pesar, comprar, dudar. È il tempo, eh? È il tempo, è il tempo. È il tempo, bravo. Chiedi quello a Teo, non si sa neanche. A, B, C, D, E. Allora, Teo, le prime, ci devi dire, che si possono dire, le prime 5 parole italiane che hai imparato. Andiamo, allora, ancora, adesso, capito, non capito. Allora, aspetta, Casti, devi dirci 3 squadre che hanno il rosso tra i colori della propria divisa. Atletico de Madrid, Polonia e Milan. Dai, giusto. Allora, Teo, devi dirci 5 squadre di calcio francesi. Lyon, PSG, Marsella, Nice, Lille. Perfetto. Casti, tocca a te. Fenomeno, bravo. Questo è difficile. Ci devi dire 3 piatti tipici milanesi. Risotto alla milanese, panettone e cotoletta. Preparatissimo il nostro Casti. Allora. Che ciao alto. Allora, Teo, hai 7 secondi per scriverci il tuo nome al contrario. Ok. La tengo. ¿Qué? ¿Cómo es buena? ¿Cómo no? La O, la E, la H y la T, fra. ¿Qué? Así la he escrito igual. Al contrario. Sí, sí, pero he escrito al contrario. No, 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 escrito así. Lo devi far vedere così. Capito? L'ha fatto vedere così. Ok. Sí, pero bueno, porque yo he escrito de la O, lo E, H, T. L'ha fatto bene, solo che l'ha fatto vedere al contrario. Ah, devo vedere così? Così. Allora, Casti, hai 7 secondi per scrivere il tuo nome al contrario. Che senso, tio? Che senso? Giusto! Che senso, tio? Non tuo, tio! Punto para mí. Devi dirci, Casti, 4 piatti tipici dell'Andalusia. Spetto, borra antequerana, gappacciuelo e salmorejo. Eso no es malagueño, seguro. Te lo has inventado, seguro. Teo, qual è il simbolo che rappresenta la città di Marsiglia? La chiesa de Notre Dame. Ok. Sì, vamos. Siempre un piatto. La no. Casti, devi dirci in quale squadra spagnola Teo ha giocato da giovane? Oh. Atletico de Madrid. Yes. Allora, Teo, devi dirci quanti gol ha segnato Samu nella scorsa stagione? Oh. Non tanti, quindi è difficile. 4. 3. 3. Ah, 4, dai, metti uno in più, dai. Pensavo che erano 4. Ah, puoi chitarrare uno. Sì. Allora, Casti, devi dirci quali sono gli ingredienti necessari per preparare il gazpacciuelo malagueño. Devi chiedere alla mamma. Non so. Un po' perso. Niente, questa è niente. Queste erano, te li dico, merluzzo, gamberi, patate, uova, limoni, limone e naselli. Teo, dimmi. Devi dirci quanti anni aveva Samu quando è entrato nella cantera del Malaga. Wow. Che era mortale, lo passava.
È che prima ha giocato nel mortadello il Filemone. Dopo il mortadello ha passato a Malaga, allora... Con quanti anni? Non so... 8 o 9? 12. Ah! Casi, 12 anni, 12 anni. Teo, devi dirci tre squadre che il Milan ha battuto in una finale di Champions League. Liverpool, Juve e Barcellona. Ah, grande. Devi troppo facile, eh? Casti, devi dirci tre anni in cui il Milan ha vinto la Champions League. 2007, 90, non era ancora nato, e 2003. Alla grande. Teo, devi dirci tre giocatori che hanno indossato la maglia numero 19 del Milan. Piotte, Zambrotta e Coco. Allora, Casti, devi dirci tre giocatori della storia del Milan che hanno indossato la numero 7. Shevchenko, Baka e io. Baka. Baka non aveva la 7, però. No. Teo, 7 secondi per 7 leggende del Milan. Vai. Maldini, Kakà, Ronaldinho, Ronaldo. 7 secondi. Finito il tempo. Ah! Vai Casti, tre giocatori che hanno segnato più di 100 gol con la maglia del Milan. Inzaghi, Shevchenko. Teo, tre allenatori storici del Milan. Gattuso, Ancelotti e adesso Pioli. Chi ha segnato nella finale di Champions League del 2007 per il Milan in Milan-Liverpool 2-1? Inzaghi, Crespo. Inzaghi.